Il Borgo dei Cartai è un luogo dove ritrovare tecniche e lavorazioni ormai scomparse. L'ambizioso progetto ha trovato sede nell'antico mulino di Subiaco. Far nascere un Borgo dei Cartai, l'ambizioso progetto dell'associazione culturale che ha avuto in gestione il mulino antico di Subiaco. Obiettivo, offrire ad apprendisti e ad artigiani un luogo dove ritrovare tecniche e lavorazioni ormai scomparse a partire dal prossimo autunno. A visitare i laboratori è andata per noi Roberta Mendola. L'antico mulino Carlani di Subiaco, un progetto che si sta finalmente realizzando, un antico borgo su queste mura del Settecento, di fine Settecento, finalmente un segno di un progetto e soprattutto di l'inizio di un museo particolare, quello di Cartai. Sì, in questa struttura nascerà il Borgo dei Cartai e su questa parete fra qualche mese noteremo un elemento molto, molto affascinante. Sarà posizionata la ruota idraulica di 7 metri che servirà per azionare i meccanismi del laboratorio. Questo è il rumore della ruota, dall'immaginazione alla realtà, dal contenitore al contenuto. Questo è il plastico di ciò che vedremo al Borgo dei Cartai. Esatto, esatto. Queste saranno le macchine che saranno riprodotte integralmente che daranno vita poi al Borgo dei Cartai. Questa cos'è? Questa praticamente è una macchina idraulica che è entrata in funzione fino al 1700. Tutto fedelmente riprodotto in maniera originale e soprattutto anche con materiale originale. Materiale originale e poi soprattutto tutto quello che vede è frutto di una ricerca storica abbastanza lunga e abbastanza interessante. Una vecchia taglierina di origine austriaca di fine 800, ma non solo. Nei laboratori anche una macchina tipografica di un antico artigiano di Subiaco, che possiamo sbirciare proprio qui, all'interno delle cantine, fino ad arrivare invece alle strutture dei giorni nostri. È una fontana chiaramente che funziona con la forza dell'acqua, il meccanismo è un meccanismo che si avvicina molto a quei meccanismi tipicamente medievali, anzi sembra ricordare una macchina di Leonardo da Vinci. La nostra intenzione è quella di arrivare a fare delle carte particolari e pregiate, sostanzialmente singolari, cioè vorremmo produrre personalmente ad hoc delle carte con filigrana personalizzata.